Uno studente ripetente di 13 anni di seconda media si è scagliato contro il professore e con un pugno in faccia lo ha ferito al naso. Il fatto è accaduto alla secondaria di primo grado Cameroni di Treviglio, Bergamo, la mattina di giovedì della scorsa settimana. A darne notizia è il Corriere della Sera. Vittima, il docente di arte Valentino Fimiani, residente a Cologno Monzese, che da pochi giorni aveva preso servizio nell'istituto della Bassa dopo che negli anni scorsi ha insegnato a Casirate, Verdello e Martinengo. Giovedì, secondo la ricostruzione, era la prima lezione in cui il docente doveva iniziare a spiegare, ma subito si è trovato a dover gestire quell'alunno che nella scuola è ben conosciuto e molto temuto dagli altri studenti. Quando il ragazzo ha iniziato a disturbare durante la lezione, il professor Fimiani lo ha richiamato e infine l'ha fatto uscire dalla classe. Pochi minuti e poi è stato richiamato in aula, ma non ha cambiato atteggiamento. Anzi, a un certo momento, di fronte a un nuovo richiamo dell'insegnante, ha iniziato a prendersene gioco cercando di colpirlo con palline di carta. Quando il docente si è avvicinato dicendogli di uscire, è avvenuto l'impensabile. Punto. Lo studente 13enne lo ha aggredito a sberle e calci sferrandogli un pugno in faccia tra gli sguardi terrorizzati dei compagni. Più di una studentessa è scoppiata a piangere mentre il docente si teneva la faccia dolorante. Colpito sulla montatura degli occhiali, il professore si è trovato il volto graffiato e ha temuto che lo studente gli avesse fratturato anche il naso. Intanto alcuni alunni sono corsi nella classe a fianco per chiedere aiuto a un altro docente. Quando la situazione è tornata alla normalità, il professor Fimiani si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio, e solo dopo gli esami si è potuto escludere che avesse fratture. Ieri il docente non era a scuola. Raggiunto nella sua abitazione, ancora scosso, l'uomo non ha rilasciato dichiarazioni. Nei miei anni di insegnamento, si è limitato a dire, non mi era mai successo niente del genere. Riguardo al fatto in sé ha precisato solo: avevo invitato lo studente a uscire nuovamente dalla classe perché quando era rientrato non aveva cambiato atteggiamento. Mi ha lanciato contro delle palline di carta, e quando gli ho detto di uscire mi si è praticamente scagliato contro. Il 13enne non è nuovo a episodi di violenza sui professori. Già lo scorso 17 aprile era stato sospeso perché aveva preso di mira l'insegnante d'inglese durante le ore di recupero. In quel caso il ragazzino aveva perso le staffe perché alcuni compagni gli avevano nascosto lo zaino per fargli uno scherzo. Punto. Quando l'insegnante l'aveva richiamato, lui l'aveva spintonata e insultata. Solo l'intervento di un altro docente aveva posto fine all'aggressione. Lo studente era stato sospeso per 3 settimane, ma poi non è rientrato a scuola. Bocciato a giugno, a settembre ha iniziato a ripetere la seconda in una sezione diversa.